Sindaco, era un po' che non si vedeva qualcuno che lavorasse dentro il cantiere nel secondo lotto delle paratie. Oggi vi vediamo che c'è movimento, cosa sta succedendo? Sì, sono i sondaggi, i carotaggi che erano previsti a supporto dello studio di fattibilità che si sta svolgendo. Saranno effettuati 4 sondaggi lungo la passeggiata immediatamente all'interno del cantiere per fare delle rilevazioni sismiche e 2 sondaggi su Chiatta a Lago in corrispondenza dell'estremità di Lago della futura vasca per avere elementi di dettaglio e puntuali su quell'area, su quella zona per poter operare anche un dimensionamento corretto delle opere in sede di definizione della variante. Che cosa dovrebbero rilevare questi carotaggi? Le esatte caratteristiche del terreno, sottosuolo di Como in questa zona varia nel raggio di pochissimi metri perché è una zona riempita di recente, per cui c'è un'estrema variabilità. È importante a fronte di un'opera di tale rilievo avere il dato esatto in corrispondenza del settore occupato dagli interventi, per cui capire bene cosa c'è sotto. E con questo a che punto arriviamo? Con questo abbiamo tutti i dati, ci vorrà credo una quindicina di giorni. Purtroppo il tempo invernale ci ha fatto scalare qualche giorno sulla tabella di marcia perché questi sono indispensabili, questi risultati, per chiudere lo studio di fattibilità, per cui non è pensabile che riusciamo a chiudere il 31 marzo esattamente, si slitterà di qualche tempo, ma la neve e le piogge adesso dei giorni scorsi hanno ritardato un attimo i lavori perché quando piove e nevica non si può operare. Ma questi dati non esistevano prima, è normale che non fossero stati già fatti? C'erano dei dati, dei sondaggi sono stati già eseguiti in zona, noi siamo i docenti dell'università, i progettisti hanno voluto che il dato venisse acquisito nei punti precisi di occupazione a Lago, non erano stati fatti dei sondaggi, andremo a farli perché anche nella decina di metri, 15 metri di differenza tra la linea di costa e l'area a Lago occupata dagli interventi ci possono essere delle variazioni nel sottosuolo rilevante ed è importante saperle prima di operare, prima di progettare. Sindaco, un'ultima domanda. È vero che il fascicolo sulle paratie è già sul tavolo del nuovo presidente della Regione Lombardia, Maroni? Così mi hanno detto persone molto vicine a lui. Capisco che ci fosse la necessità di formare la giunta in questa settimana. Adesso mi auguro che davvero possiamo avere un incontro in tempi brevissimi perché purtroppo rispetto alla data del 28 febbraio che c'era stata assicurata abbiamo già perso un mese di tempo per chiudere una parte importante di accordi con la regione che, alla quale è legata tutta la prospettiva di cammino seguente a partire dalla riapertura del primo lotto che senza quel passaggio non possiamo avviare con la certezza di realizzarla e per rispetto di chi è coinvolto e di chi ha manifestato disponibilità vogliamo avere la certezza di poter avere la disponibilità dell'area prima di chiudere. A posto.